Benvenuti, benvenuti ancora ad una nuova diretta di Review anche oggi. Ringraziamo il Signore per questa possibilità che ci dà. Sono felice perché ogni giorno il Signore sta provvedendo con dei messaggi arricchenti alla nostra vita, un continuo di edificazione che servirà soltanto per avvicinarci maggiormente alla statura perfetta di Cristo, a questa edificazione costante, a questo cantiere sempre aperto che è la tua vita, la mia vita, alla presenza di Dio. Abbiamo bisogno di essere sempre più somiglianti al nostro Signore Gesù e per fare ciò dobbiamo non solo riconoscere quanto siamo diversi da Cristo, ma metterci sulla strada di una edificazione sana verso ed efficace. E appunto l'ascolto della parola produce sempre questo nella vita di ognuno di noi, di quelli che si dispongono. Produce proprio la costruzione, l'edificazione. Quello che materializza davanti a noi è proprio la scena di un cantiere in corso che è appunto la nostra vita. Ringraziamo il Signore. Non posso aprire nessuna puntata più di Review senza offrirvi oramai il consueto caffè biblico che vi ricordo può essere preso a qualsiasi ora, anche alle 12. A voi il caffè biblico. Il 9 ottobre 2020, Naomi, una bimba di origine etiope, aveva perso il suo orsacchiotto Teddy all'interno di un parco naturale situato nel Montana, negli Stati Uniti. Il peluche, ricevuto in dono dai suoi genitori adottivi quando era ancora in orfanotrofio, era il suo compagno di avventure. Ora, dopo un anno, la piccola ha potuto riabbracciare il suo Teddy. Finita la stagione del turismo, i ranger stavano pulendo il parco quando, nascosto dalla neve, è spuntato il piccolo sacchiotto, completamente zuppo. Il ritrovamento, normalmente trattandosi di un gioco malmesso, i ranger se lo avrebbero buttato. Invece uno di loro lo ha conservato. C'era qualcosa di speciale in quello sacchiotto, ha spiegato l'uomo. Nell'autunno del 2021, un amico della famiglia di Naomi si è recato al parco e sull'auto di una pattuglia dei rangers ha notato Teddy, lo ha riconosciuto e ha lasciato un biglietto per farsi contattare. Dopo aver scoperto la storia, i Ranger si sono organizzati per riconsegnare lo sacchiotto e Teddy, quindi, è tornato finalmente tra le braccia della sua Naomi. Immaginate la gioia di questa bambina quando ha ritrovato il suo sacchiotto, che per gli altri era insignificante, ma per lei era molto prezioso. Questa storia mi riporta a una parabola raccontata da Gesù nel Vangelo di Luca, al capitolo 15, versi 8 a 10, dove Gesù dice: qual è la donna che se ha 10 dramme e ne perde una, non accende un lume, non spazza la casa e non cerca con cura finché non la ritrova? Quando l'ha trovata, chiama le amiche e le vicine dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo perduta. Così vi dico, v'è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si ravvede. Il Vangelo, secondo Luca, colloca questa parabola tra quella della pecora smarrita e quella del figlio prodigo. Tutte e tre sono inserite nel contesto del confronto tra Gesù da un lato e i farisei dottori della legge dall'altro, i quali si lamentavano perché egli accoglieva i peccatori e mangiava con loro. Questa donna, raccontata nella parabola, si mette al lavoro per riportare alla luce la sua moneta perduta e non si ferma finché non realizza tale obiettivo, perché questa moneta è preziosa per lei, ha un valore enorme. Ecco perché quando la ritrova chiama anche le amiche e le vicine ad entrare nella sua casa per gioire insieme per il suo tesoro che ora è nuovamente completo. La grande gioia conclude questa parabola e Gesù va oltre, paragonando questa gioia come quella che si verifica in cielo quando un'anima perduta viene salvata. La parabola è sorprendente. I farisei e i dottori della legge non comprendono ciò che Gesù stava dicendo. Come potevano i farisei e gli scribi capire la gioia di una donna umile di un insignificante villaggio provata per il ritrovamento di una cosa di così poco conto? Come potevano anche solo immaginare la gioia in cielo davanti a Dio degli angeli per la salvezza eterna di un peccatore?
Il paradiso in effetti si emoziona quando ha ritrovato un peccatore. È un giorno glorioso in cui una persona perduta viene salvata dalla grazia del Signore Dio. Gli angeli, Gesù, Dio stesso gioiscono perché il peccatore è strappato per sempre dalla schiavitù del peccato e dalla schiavitù del diavolo. Bene, questa mattina il messaggio che voglio darti è che se ti senti insignificante, come questo orsacchiotto che stava lì gettato nella neve, sappi che Dio ti sta cercando e quando Lui ti ritroverà, Lui ti farà capire quanto è importante il valore della tua vita, perché un'anima perduta che viene salvata è preziosa agli occhi di Dio. Signore, vi benedica e buona giornata. Ringraziamo il pastore Giuseppe Scarallo per questo contenuto molto edificante. Abbiamo proprio bisogno di metterci non solo alla ricerca di questa dramma perduta, ma se oggi ti senti smarrita, smarrito, devi sapere che hai la possibilità oggi di essere ritrovato da colui che ti ha creato, il Signore Gesù, il quale vuole fare un'opera nella tua vita. Quindi resta connesso e continua a seguirci perché ci saranno dei consigli molto pratici e utili affinché tu possa fare il successivo passo, sentirti trovato, ritrovato è quello che hai sperimentato forse in questo momento. Il prossimo passo può essere quello che devi muovere per ricevere e guardare negli occhi colui che ti ha ritrovato, il meraviglioso Signore che ti ha creato. Ringraziamo il Signore ancora per questa mattina. Come vi dicevo in apertura, abbiamo la possibilità di edificarci ancora intorno alla Sua parola e lo faremo grazie attraverso un ospite. Sono molto felice di avere il nostro ospite oggi in collegamento con noi, anche perché c'è stato un po' di tempo, abbiamo dovuto allineare gli impegni e sono veramente molto felice di presentarvelo. Ma prima di presentarvi il nostro ospite, vorrei introdurre l'argomento parlandovi proprio e anticipandolo proprio con un versetto, in particolar modo con due versetti che sono sostanzialmente una delle ultime citazioni di Gesù libero. Prima che Gesù viene arrestato, quindi proprio a ridosso della cattura delle guardie, dopo il tradimento di Giuda, realizzato davanti agli occhi di Gesù, Gesù dice queste parole. Giovanni al capitolo 13. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Alleluia. Questo è il diadema che ogni credente porta, anche senza parlare, porta per essere riconosciuto davanti agli occhi del mondo, ovvero l'amore che ha per i suoi fratelli, per le sue sorelle. Oggi parleremo di relazioni cristiane e lo faremo insieme al nostro ospite collegato con noi che è il pastore Riccardo Leonetti. Vediamo se è collegato, se si sente. Eccolo qui. Pace e buongiorno. Buongiorno pastore. Buongiorno, buongiorno, grazie Grazie per questo collegamento e ti ringraziamo per aver preso del tempo e per poter trattare insieme oggi con i nostri amici proprio un argomento che, come dicevo in apertura, è di grande interesse per quanto riguarda la nostra crescita spirituale. Pastore, grazie e prima domanda, partirei proprio molto speditamente. bene. Le relazioni cristiane, quanto sono importanti e come si può partire proprio da questo spunto che il nostro Signore Gesù ci dà per poi arrivare a calarle nella nostra quotidianità? Dovremmo fare prima una considerazione, una piccola premessa. Le relazioni si distinguono in che senso? Cioè si diversificano. Abbiamo quelle in famiglia, abbiamo quelle in chiesa, abbiamo quelle al lavoro, abbiamo quelle quotidiane nel condominio, nella socialità. E quindi credo che tutte queste relazioni vengono in qualche modo condizionate, proprio guidate dall'amore e dall'esperienza che tu hai nel cuore, perché in sostanza si parte sempre dalla prima relazione, io credo, cioè si parte prima dalla propria relazione in famiglia, con la moglie, con i figli, la giusta posizione di padre, la giusta posizione di marito, di lavoratore,
E io come pastore ho lavorato in ferrovia, facevo il ferroviere, ero capotreno e poi capo personale viaggiante e il pastore. Quindi ho potuto toccare diversi aspetti nella mia vita di relazioni. E posso garantire che l'esperienza cristiana invade tutti i campi e ti dà una fermezza, una compostezza, un'onestà che poi viene riconosciuta dagli altri. Ma la prima relazione è proprio con Dio, tramite Gesù Cristo, è ovvio, e poi scende come scritto, quando è bello e piacevole che i fratelli dimorano insieme, come l'olio che scende sulla barba di Aarone. E poi in effetti invade i campi, una relazione d'amore, una relazione. Io dico proprio nella quotidianità, nelle risposte che tu dai, di come ti rivolgi a tua moglie, come ti rivolgi ai tuoi figli, la dolcezza che tu usi. Io riesco sempre a vedere Gesù molto dolce, molto gentile. Credo che Gesù sia stata una persona estremamente gentile e squisito quando parlava. Il suo amore traspariva dalla sua bocca, traspariva dalle sue parole. In effetti, cioè, quando dentro la relazione è corretta, quando hai dentro di te la convinzione e la rinnovi questa convinzione di amare, perché poi a un certo punto è proprio una convinzione che devi alimentare in virtù proprio dell'esperienza, e allora questa convinzione alimenta proprio le parole, alimenta i gesti, alimenta l'educazione, alimenta ogni tipo di rapporto, cioè va a toccare tutto nella nostra vita. E poi chiaramente ha un risvolto anche nel ministero, perché in effetti la stessa relazione poi comincia e si apre ai membri di chiesa, alle persone, agli amici. Io ho trovato molto beneficio perché la mia esperienza personale era di diffidente, perché non ho avuto un buon rapporto con mio padre da giovane, sebbene lo amassi, sebbene è stato un padre molto presente sotto il profilo del lavoro, ma non sotto il profilo affettivo, per via delle, diciamo così, delle incompatibilità con mia madre. E questo per me è stato un dolore che però ho trasmutato in gioia tramite la grazia di Dio, perché mi sono proprio imposto di non far vivere ai miei figli le stesse mie sofferenze, che a volte ogni tanto vengono fuori, cioè come se ogni tanto riemergessero dal passato. Ma grazie a Dio questa lotta viene sempre vinta dalla grazia del Signore. È troppo grande la grazia di Gesù. Vorrei fare un piccolo esempio anche nel lavoro. Nel mio ufficio, io ero capo personale viaggiante, lavoravo con altre persone, e proprio spalla a spalla, perché lavoravamo sulle emergenze dei treni, del personale, e quello che riuscì, avevano stima di me. In quell'ufficio non si bestemmiava più. Ho pregato per dei colleghi e pregavo per il mio ufficio, spesso, per il mio. E questo fatto l'ho applicato anche al condominio. Vi farà ridere questo. Ieri ho avuto una riunione condominiale dove abito. Io ho pregato prima di scendere giù. E guardate, questo ti dà una grande liberazione, una grande certezza. E le parole che sgorgano mettono pace anche ai più irrequieti. Va bene? Questo tipo di relazioni è quotidiano, perché noi viviamo di relazioni. Tutti i giorni, basta, è il tono che usiamo nella voce, è il modo di guardare, di esprimere, di aiutare. La relazione è fondamentale. E poi le relazioni variano a seconda delle persone. Sì, bisogna essere anche intelligenti su questo. Gesù con Nicodemo parlò in un modo, con la Samaritana in un altro modo. E poi con i discepoli parlava ancora in un altro modo. E poi quando pregava il Padre, pregava con un'intensità ed un sentimento d'amore profondo. E bisogna valutare sempre come parlare, come
relazionarsi. La persona intelligente, sapiente, che conosce le scritture, sa quando tacere e quando parlare, diciamo. C'è un tempo per parlare e c'è un tempo di tacere. A volte nelle relazioni bisogna anche tacere. Assolutamente, assolutamente. Infatti è una delle domande che ci sono arrivate proprio in studio riguardando l'interazione, la comunicazione. A proposito di comunicazione, ci dicono che l'audio non è buono, pastore, quindi vorremmo provare, se ci consenti questo, di Sì. uscire e rientrare nel collegamento con lo stesso link, così che si risolve l'audio, perché il tuo audio pare che abbia un disturbo di base. Mentre proviamo a fare. Grazie, grazie. Mentre proviamo a fare questa operazione, è interessante quello che diceva il pastore Riccardo Leonetti, il quale collegato con noi ci sta appunto raccontando l'importanza delle relazioni che ci sono, che dobbiamo avere, innanzitutto la diversità delle relazioni. Prova ad avere una relazione, prova ad estranearti dalle relazioni con gli altri, è impossibile. Ognuno di noi deve necessariamente vivere di relazioni con il mondo circostante. Eppure attraverso queste, attraverso le relazioni, spesso la nostra esperienza cristiana testimonia, si manifesta straordinariamente. Cristo trapela attraverso le nostre relazioni proprio con i nostri amici che non lo conoscono ancora, e poi per poi finire addirittura nel collegamento meraviglioso che faceva il pastore nel dire anche nella vita ministeriale, senza l'unzione meravigliosa dello Spirito Santo, il quale scende e unge questi meccanismi. Ricordo di un pastore il quale faceva sempre un riferimento, faceva sempre un esempio. L'esempio che faceva questo pastore era: i sassi, non sono, i sassi presenti in un fiume, non sono altro che delle pietre staccate dalle montagne attraversate da questi fiumi. Però, quando raccogliamo un sasso dal fiume, è ben levigato, ma quella pietra che si è staccata dalla montagna non è ben levigata, anzi è spigolosa. Che cosa è accaduto? È accaduto che il percorrere del fiume ha consentito alle varie pietre di urtarsi per anni forse e levigarsi perfettamente, a tal punto da trasformare la forma di quello stesso pezzo di pietra che si è staccato inizialmente dalla montagna. Questo è un esempio meraviglioso per farci comprendere quanto sia importante vivere insieme ai fratelli, unti e attraversati dalla presenza di Dio. Proviamo a vedere se il collegamento è ripristinato. Eccoci. Vediamo se va bene. Va benissimo, adesso si è praticamente risolto. Grazie. Dicevamo, c'è una domanda che fanno alcuni nostri amici, i quali mettono in evidenza proprio l'importanza della comunicazione. Tante volte siamo capaci di amare in mille modi, ma non siamo capaci di comunicare. È bello quando parlavi, pastore, della diversità con cui Gesù approcciava alla comunicazione, ma lo faceva perché riteniamo che la comunicazione, ed è giusto parlarne, abbia un ruolo molto importante all'interno proprio delle nostre relazioni. Prego. Allora, noi quando comunichiamo, comunichiamo anche con i gesti, con gli occhi, con il movimento del viso. Questo è qualcosa che subito vedono le persone. Poi, specialmente noi al sud abbiamo, diciamo così, l'abitudine di guardare subito il primo impatto, guardiamo gli occhi, guardiamo il modo di esprimersi, ci facciamo subito un'idea, abbiamo un intuito. E quindi è importante innanzitutto saper comunicare anche con questo, con i gesti, con le parole, con gli occhi. Poi c'è qualcosa che diciamo dobbiamo imparare a usare le parole, dobbiamo imparare a dire alla moglie ti amo, dobbiamo imparare a dire ai figli ti amo e anche a chiedere perdono ai figli quando abbiamo fatto degli errori, dobbiamo imparare a dire a esprimere i sentimenti, va bene? A esprimere i sentimenti e a non contenerli, perché è bello.
poter esprimere, dire vicino a una persona, io voglio stare con te, desidero stare con te, non voglio che tu te ne vada. Ci sono delle belle parole, anche soprattutto i figli hanno bisogno di essere benedetti con le parole. Mai dire parole negative ai propri figli, mai. Noi dobbiamo benedirli con le nostre parole, trovare sempre il mezzo e il meglio nella loro vita. Noi possiamo trovare tante, tante piccole perle e fare in modo di incoraggiarli in questa vita, di dare loro un'identità, di trasmettere loro una benedizione. Del resto la Bibbia dice che con la bocca noi benediciamo o malediciamo. C'è una grande potenza nelle parole che esprimiamo, specialmente come genitori o come marito, come moglie. Io non posso negare di avere grande stima di mia moglie, anzi sono felice di averla perché questo rappresenta la bellezza del matrimonio, la bellezza del matrimonio, avere stima della persona che è a fianco. Questo significa godere, stare sereno, sapere che c'è una persona su cui puoi contare, puoi confrontarti, è meraviglioso questo. Dopotutto soli non si va da nessuna parte. Poi la comunicazione è forse anche noi siamo facilitati noi del sud perché siamo più estroversi, che poi abitando anche vicino al mare siamo portati. Di solito chi abita in montagna è un po' più chiuso, a volte sono delle questioni proprio geografiche, però noi abbiamo questo fatto. Io ho avuto una madre un po' introversa, però molto intelligente e molto attenta. Poi passando gli anni capisco e inquadro meglio le situazioni, però avrei voluto sentire che mia madre diceva bisogna baciare i figli quando dormono, io invece questa frase non riuscivo a dimenticarla. Invece dico che bisogna baciarli anche quando si svegliano, anche quando sono svegli. È importante per loro perché proprio in questo mondo hanno bisogno proprio del sostegno, del porto della famiglia, io dico. Va bene? Assolutamente, assolutamente. Mi chiedevano oltre, e questa è una domanda veramente molto interessante, Pastore, il valore dell'ascolto. Noi l'abbiamo detto tantissime volte. In una relazione cristiana noi tendiamo ad avere un canale preferenziale di comportamento, ma nella realtà sappiamo che è importante sempre sapere, ascoltare, imparare ad ascoltare, capire che l'ascolto non è un abbassamento ed un abbassamento di se stessi. L'ascolto è un compararsi a chi ti sta di fronte e quindi spesso noi non ascoltiamo convinti che chi ascolta è succube di qualche, diciamo, della comunicazione. Nella realtà noi capiamo tantissime cose nell'ascolto e pare essere uno dei problemi più importanti che creano spaccature nelle relazioni, diciamoci la verità, anche tra credenti, è proprio l'incapacità di ascoltare. A volte anche, come diceva all'inizio, questi segnali non verbali, a volte che comunicano molto più delle parole. Uno studio dice che il 75% della nostra comunicazione passa proprio attraverso il paraverbale, ovvero tra i segnali che non utilizzano la parola, soltanto il rimanente passa attraverso la parola. Pensate quanto sia importante, la comunicazione non verbale. L'ascolto si va a scontrare con il nostro orgoglio, perché comunque quando tu ascolti una persona sai che in qualche modo devi cedere qualcosa e quindi abbiamo delle difficoltà ad ascoltare. Poi dipende pure dalla nostra storia. Se ci sono persone, per esempio, posso fare un esempio molto semplice, gli uomini a volte hanno timore di ascoltare le donne, eppure abbiamo ascoltato nostra madre per tanti anni, quasi come se avessimo una cultura, una retrocultura che dice che siamo,
potremmo essere poco uomini nell'ascoltare. Invece no, la Bibbia non dice così, dice che il Signore ce l'ha messa a fianco, è un aiuto, un sostegno, ma soprattutto è paragonata alla Chiesa nella parola del Signore. E dobbiamo fare i conti con questa cultura, oppure dobbiamo fare i conti con... E dobbiamo capire che noi non siamo completi. Io mi rendo conto che ascoltare, poi c'è una cosa che io ho rilevato, cioè ho fatto un'esperienza. Ho sempre letto, da quando mi sono convertito, le scritture, però da alcuni anni le sto leggendo come un ascolto, cioè mi spiego meglio. Una volta le leggevo solo per investigarle, per conoscenza, per un approfondimento, per conoscere le dottrine meglio, per essere preparato. Invece da alcuni anni le sto leggendo come se ascoltassi la parola del Signore, come se mi rimbombasse dentro. E ho trovato un grande giovamento, perché ho potuto gioire di più in questo, cioè come se la mia parte interna ricevesse una comunica, ricevesse dalla parola di Dio direttamente, non fosse filtrata, non, senza filtri, è qualcosa che ti prende. Ora l'ascolto è qualcosa che va praticata, perché altrimenti si rimane sordi. Si rimane sordi, si rimane soli poi alla fine, perché alla fine. E poi c'è una cosa, chi non ascolta è diffidente, perché chi non ascolta in sé c'è una certa diffidenza, cioè non crede agli altri e quindi non è ben disposto per la fede, perché la fede è proprio quell'attitudine che hai nel credere anche agli altri, nel credere anche agli altri quando parlano, quando dicono. Ti devi quasi imporre di credere e di rifiutare la tua diffidenza. E questo per me è questa esperienza che io ho fatto, che ho trovato molto. Mi hanno giovato, ecco, mi hanno giovato e ancora adesso con l'età ne faccio tesoro. Gloria a Dio. Una delle cose che può manifestarsi anche come un problema di fronte alle relazioni cristiane sono le differenze. So che questo è un tema molto discusso perché qualcuno dice che le differenze sono una ricchezza, qualcun altro dice che siamo chiamati ad avere delle differenze e quindi siamo, a volte le differenze sono necessarie. Mi verrebbe proprio da dire, ma anche osservando un po' quello che accadde a Paolo e Pietro, ma le differenze sono davvero una ricchezza? Come devono essere accolte all'interno di una relazione cristiana? Pastore Riccardo. La prima cosa che direi è che le differenze vanno rispettate. Vanno rispettate innanzitutto le differenze. E seconda cosa, in linea generale, diciamo, siamo tutti più o meno uguali. I cristiani sono più o meno uguali. Nei particolari io suggerirei di non soffermarsi, perché se andiamo nei particolari ci perdiamo la gioia di essere fratelli in Cristo, va bene? E poi il rispetto delle differenze fa parte proprio dell'educazione cristiana. Gesù disse ai discepoli che volevano riprendere colui che aveva liberato, che aveva annunciato, aveva parlato di lui, Giovanni, era proprio Giovanni che riporta questo, ce lo facciamo tacere, hanno parlato di te, Signore, e il Signore dovette dire chi è per noi non è contro di noi. Cioè la persona, e poi con un po' di sapienza una persona cerca di evitare le differenze, di parlare delle differenze. Scusate se lo dico così, ma io faccio spesso questo. Sì, è proprio un suggerimento molto, molto carico di esperienza. Sì, effettivamente le differenze creano spaccatura sostanzialmente. Siamo veramente felici di scoprire che, nonostante, diciamo, il ritmo incalzante dell'egocentrismo del tempo nel quale viviamo, Cristo ci chiama costantemente a vivere in comunione, a vivere insieme. Mi ricordo un'espressione dell'Antico Testamento dentro, con la quale si evidenziava la compattezza
del popolo che si rivolgeva al Dio, ovvero quando si rivolgeva alla preghiera e si diceva: veniamo a te come un solo uomo, un po' a dire, chi parla ha l'autorità di dire che qui siamo tutti insieme direzionati verso di te. Poi nel Nuovo Testamento questo valore si arricchisce di un grande valore, che è la personalità dei singoli, tant'è vero che si trasforma da soli come un solo uomo a perseveranti di pari consentimento, il pari consentimento. Ma come si fa nelle relazioni cristiane ad avere un pari consentimento? Che cosa accade nel cristiano che è capace di dire, anche senza parole, al mondo, come abbiamo letto in Giovanni, che siamo figli di Dio? Che cosa succede? Qual è questo grande miracolo che porta ad una tale trasformazione, Pastore Riccardo? Allora, questo è proprio un miracolo, cominciamo a dirlo. Questo stiamo parlando Alleluia. ed è miracolo della trasformazione del carattere, della mente di una persona. È un miracolo. È un miracolo che fa amare Davide e Jonathan. È un miracolo che mi fa amare una persona che io non avrei neanche conosciuto in una vita secolare. Ed è qualcosa che tu senti da dentro, e a volte queste cose è difficile anche a spiegare. Io cercherò di dire poche parole su questo perché è qualcosa di intimo. Cioè, quello che ti ha dato il Signore nella tua vita è talmente grande che davanti a qualunque torto o a qualunque differenza di un altro credente, è superiore. È superiore, cioè è naturale che nelle diversità che ci siano differenze, però il pari consentimento è proprio dovuto a quelle persone, a quei credenti che hanno concepito, che hanno capito, che hanno afferrato e realizzato che quello che abbiamo ricevuto è più grande di qualunque altra differenza o incomprensione. È la bellezza di sapere che la persona a fianco a te è amata da Dio quanto ama te. Non abbiamo l'esclusiva di Dio. Dio non ama solo me. Mi devo togliere questa illusione di essere super amato. Dio ama me e ama quello a fianco a me allo stesso modo. Questa è la grandezza che mi fa avere il pari consentimento. Cioè il sentimento significa che amiamo insieme lo stesso Signore. Nonostante siamo canali che veniamo da esperienze diverse, da culture diverse. Questo è qualcosa di straordinario. Quando si realizza in più persone nella Chiesa, in più uomini, più donne, più ragazzi, veramente ci riconosceranno dall'amore fra di noi. Un tema molto importante proprio nelle relazioni è il superare i torti, quindi il perdono. Quando si interagisce necessariamente sia in uno scambio, a volte anche, come dire, in una forma fisiologica, tra esseri umani che hanno ovviamente ognuno i propri problemi, si ha a che fare con probabilità, con discussioni, differenti vedute, ma non solo, anche, come dire, vizi di forma di una relazione stretta. A volte più stretti si è, e maggiori possono essere i problemi che si vengono a creare. Come superare la fase di conflitto e come vivere il perdono? Perché abbiamo scoperto che paradossalmente il perdono può essere anche proprio la chiave per sbloccare alcune richieste che noi facciamo a Dio. La risoluzione di alcuni problemi della nostra vita sono proprio legati alla mancanza di perdono. Alleluia. Allora, io ho dovuto combattere, per me non è stato facile, perché nell'esperienza mia della famiglia, quando papà e mamma litigavano, parlavano di tutto una storia, tornavano sempre sui vecchi torti, sulle azioni precedenti, sulle parole dette, e allora le ferite sanguinavano continuamente. E pertanto
avendo vissuto in questo contesto, anch'io avevo assorbito questo atteggiamento. Ma Dio mi ha dato una moglie invece che non serba rancore, è libera, e quindi mi ha aiutato a perdonare, a non pensare sui torti, a non ritornare sui torti, e a capire che l'errore. E poi c'è una cosa che voglio dire: ci sono persone che riescono a chiedere perdono, altre invece che fanno dei gesti che significano perdono. Per esempio, mi è capitato a volte di persone che hanno commesso un torto nei miei confronti. Io ho capito che non riusciva a chiedermi perdono, però nel porgermi il caffè, nel mettermi una mano sulla spalla oppure nel fare qualcosa, io in quel gesto ho capito che c'era la richiesta di perdono, di accoglimento. A volte non bisogna neanche essere drastici su certe posizioni, capire i piccoli gesti, i piccoli movimenti, perché vogliono dire tanto, vuol dire aprirsi e dare la possibilità all'altro. E poi questo fatto ti porta una grande liberazione sia a te che a lui, che alla persona a fianco a te. E si determina uno spirito di libertà, quello che ci deve essere nella Chiesa, la mancanza di accusa. L'accusatore è caduto. Allora noi siamo proprio i promotori di questo, i facitori. E questo fatto a me è stato un lavoro molto, molto su me stesso, devo dire, la grazia di Dio ha lavorato molto su di me. E questo fatto mi ha portato grande serenità, ma credo che faccia bene proprio anche fisicamente, allo stomaco, alla mente, faccia bene proprio. Ti dà la possibilità di vivere bene, ecco. A volte mi è capitato di andare proprio incontro, come se nulla fosse successo. A volte bisogna invece soffermarsi e aspettare. Questo lo dico. Una cosa è quando ho sbagliato, quando mi sono trovato a sbagliare, perché ho sbagliato, io ho chiesto perdono. Ho chiesto perdono. E mi sono prima io sentito dentro mortificato perché ho sbagliato, e questa mortificazione fa bene perché in effetti quello è il vero vaccino contro il peccato, il dolore che tu senti di aver offeso innanzitutto il Signore e poi anche il fratello, l'amico, la sorella. E poi ho chiesto perdono e mi sono liberato, e questo è stato un bene, e credo che bisogna farlo. Bisogna farlo. Io non credo che esista una persona, un pastore, un servitore, una sorella, chiunque. Noi sbagliamo. Allora, devo essere sicuramente subito sincero, Pastore Riccardo. Io sono molto sorpreso e benedetto dal fatto che un uomo come te, da tanti anni nel servizio, è stato capace di, insomma, aprirsi così liberamente e dire anche io ho sbagliato e anche io ho dovuto subire dei processi. Questo non fa altro che testimoniare che non esiste, la perfezione nel corpo di Cristo, tant'è vero che noi leggiamo proprio nelle epistole alcune cose che gli scrittori dovettero evidenziare proprio che c'era di negativo nelle chiese a cui scrivevano le lettere. Questo per dire che non possiamo nasconderci dietro la scusa dell'imperfezione dei servi di Dio per poi non frequentare più la chiesa, la casa di Dio. Quello che si deve fare principalmente è proprio vivere una relazione autentica. Ultimamente pensavo alla qualità delle relazioni dei credenti, i quali spesso barattano la propria tranquillità con argomenti che non hanno a che fare col mondo spirituale. A volte perché tra credenti si dovrebbe selezionare bene i discorsi da fare e gli obiettivi da condividere? Perché è molto facile che la nostra vita, diciamo, fatta di errori, come ci stiamo appunto dicendo, possa cadere dallo scopo, dal proposito che Dio ha dato alla Chiesa. Ora, noi quando parliamo di Chiesa non stiamo parlando solamente di un gruppo locale, stiamo parlando della Chiesa
universale fatta di credenti, di persone che hanno lo scopo appunto di restare al centro della volontà di Dio e predicare l'Evangelo a quanti non lo hanno ancora ricevuto. Ecco, in un'ottica funzionale, chiamiamola così, con un obiettivo negli occhi, spesso i credenti barattano proprio la loro tranquillità in questa attività primaria ordinata da Gesù Cristo, con cose che non hanno a che fare proprio a nulla con il regno di Dio. Possa anche essere un motivo, voglio dire, a volte anche lodevole, come per esempio il discorso sociale, la vicinanza ad alcune tematiche, ma quello che principalmente dovrebbe caratterizzare le relazioni e gli scopi dei cristiani insieme è appunto l'Evangelo. Questo è il motivo per cui oggi parliamo anche delle relazioni e degli scopi che devono avere le relazioni dei cristiani. Può capitare, nella tua esperienza, se è capitato, di stare a gestire proprio delle situazioni in cui hai notato che è mancato lo scopo, per come se questo scopo che faceva da base fosse scomparso e tutto crolla davanti in un banale ragionamento? Allora, indubbiamente noi tutti i credenti vengono attaccati e la contaminazione del mondo, questa è veramente molto forte l'influenza che c'è. Indubbiamente noi siamo stati, per perseguire uno scopo, dobbiamo rimanere sempre allineati a ciò che è la volontà di Dio. Ora, in questo mi rendo conto che effettivamente ci sono delle difficoltà. Tenete presente, oggi si usano multimedia, le persone stanno molto sul cellulare, ci sono anche molte distrazioni. Noi dovremmo sempre tenere presente che siamo stati creati per glorificare Dio e per fare la sua volontà e per godere delle cose che lui ci dà, perché in effetti Dio è. Il nostro Dio ci ha mandato Gesù per darci la gioia. Il peccato ci avvilisce, ma la gioia del Signore è quella che ci dà forza e soprattutto l'obiettivo che noi abbiamo di andare in cielo, entra nella gioia del tuo Signore. Ora, effettivamente ci possono essere scollamenti. Sì, devo dire che ci sono scollamenti, ci sono distrazioni. Il credente alla Chiesa, innanzitutto per riportarlo sempre sui binari. Ricordiamoci che l'Apostolo disse se qualcuno si è sviato, io poi come ferroviere sviare significa uscire dai binari, lo so perfettamente. E ci sono queste, ma ringraziando Dio che c'è la Chiesa, ci sono le persone, ci sono fratelli più consacrati, sorelle più consacrate, ci sono delle madri nella Chiesa, ci sono i padri, perché sono fondamentali i padri e le madri nella Chiesa, proprio coloro che generano, curano, hanno a cuore. E una cosa che desidero dire proprio a tutti, quando il Signore scrive e detta l'Apocalisse, le sette chiese a Giovanni l'Apostolo, lui cade a terra stordito dalla grazia, dalla potenza di Gesù risorto, non c'è una sola chiesa che sia perfetta, non c'è un solo angelo che. Perfetto, cioè non c'è una sola chiesa che sia perfetta, tutte hanno il difetto, tutti hanno un difetto. Il problema però dov'è? La bellezza dov'è? Che in mezzo ai sette candelabri, nonostante i difetti, Gesù camminava. La grazia di Dio è talmente abbondante per la Chiesa, per i credenti. Che anche quando ci sono questi scollamenti, queste deviazioni, queste cadute, nella Chiesa c'è il ritorno, c'è la benedizione, c'è la nuova opportunità. È vero. E io questo credo grandemente all'opera che lo Spirito Santo fa nella Chiesa per me. E poi quando mi è capitato di avere scollamenti oppure di avere un po' a volte delle distrazioni eccessive, ma come sono un po' sentito così, sono subito tornato indietro perché ho sentito immediatamente qualcosa e allora sono tornato indietro alla meditazione, alla parola per prendere forza. Va bene, la gestione di queste criticità dipende molto dalla
da quello che abbiamo detto prima, dall'amore che hai per i fratelli, li recuperi con l'amore. L'amore copre moltitudine non solo di peccati, ma anche di scollamenti, di disattenzioni. Copre molto, prendono forza dall'amore. Potremmo dire a questo punto che l'amore è la colla migliore che lo Spirito Santo ci ha posto nelle mani. Grazie, Pastore Riccardo, è stato veramente molto bello. Ci sono altre domande, probabilmente sono però da collocarsi nelle varie argomentazioni che abbiamo tenuto, quindi significherebbe tornare indietro e non ne abbiamo il tempo. Vorrei approfittare per ringraziarti caramente per questo tempo che ci hai dedicato questa mattina e ricordare del bellissimo posto in cui il Signore ti ha posto, che è Campi Flegrei, in quella comunità appunto in quei di Pozzuoli, quindi nella zona di Bacoli, Bagnoli, non so preciso. Noi siamo a Fuorigrotta Soccaro, siamo nati a Bagnoli, ma poi abbiamo trovato un locale molto facente a noi a Soccaro, quindi siamo proprio a Fuorigrotta Soccaro. Io abito a Pozzuoli sul mare, ecco perché sono tanti più ebrei, perché sono innamorato di questa terra che il Signore ci ha donato. Devo Molto amare il mio paese per benedirlo. Amen, amen, gloria a Dio. Meraviglioso, meraviglioso anche perché da tanti anni hai operato e stai operando in queste zone. Ti ringraziamo, grazie, e siamo felici anche di rivederti nei vari contenuti sul nostro canale cristiano, che stanno partendo contenuti cadenzati. Avviseremo i nostri amici attraverso il contenitore mattutino di Oggi Insieme nei giorni in cui Campi Flegrei col pastore Riccardo Leonetti andrà in onda. Intanto ti ringrazio caramente, pastore, sei stato veramente di benedizione e ti ringraziamo e preghiamo il Signore affinché possa continuare a benedire te, la tua famiglia e il ministero che ti ha affidato. Grazie e pace del Signore. Anche pace del Signore. Pace. È stato bello oggi ascoltare questa esperienza di vita vissuta che ha messo in evidenza proprio i mille aspetti che riguardano la relazione cristiana. Diciamoci la verità, ci siamo rivisti un po' tutti in questi argomenti che abbiamo trattato, cristiani e non cristiani, e in alcuni casi abbiamo anche ricevuto dei preziosi consigli da mettere in atto. Torniamo sempre, costantemente, ad amarci secondo gli occhi di Cristo, nel quale è stato capace ed è capace di amare i suoi trasgressori, guardando negli occhi coloro che lo hanno tradito, coloro che lo tradiscono ancora, coloro che sono stati capaci, forse con gli atteggiamenti anche di beffarlo fino alla fine, lì sulla croce. Lui è stato capace di amare ed è capace di amare anche te. Se tu ti trovi in queste categorie, non reputarti escluso dalla grazia di Dio. Se oggi stai ascoltando questo messaggio e stai dicendo forse le mie relazioni sono compromesse perché ho smesso di amare Dio, questo l'ho capito ascoltando il pastore Riccardo. Bene, oggi è il momento che hai, che il Signore ti sta dando, di rimetterti di nuovo in discussione. Se ti stai ritrovando, abbiamo detto in apertura, se sei stato ritrovato da questo meraviglioso creatore che non vedeva l'ora di abbracciarti, ecco, lui vuole farlo ancora. Sta ascoltando quello che gli stai dicendo, ma sta anche proponendoti il perdono. Lui vuole perdonare i tuoi peccati. Questo grande perdono alla tua vita ti aiuterà a valutare che cosa significa perdono sul serio e ti renderà capace di perdonare anche il peggiore dei torti che hai ricevuto. Apri il tuo cuore, approfitta di questo tempo e dedica a Cristo la tua vita, colui che già in passato probabilmente ha fatto parte del centro della tua vita e che vuole di nuovo tornare ad essere l'operatore di prodigi all'interno della tua situazione, della tua famiglia, del tuo lavoro. Ecco, lui si presta a te non solo per benefattore di perdono, ma anche come operatore di miracoli.
vuole fare grandi cose. Apriti a Lui, abbi fede e ricevi la sua benedizione. Non mi resta che ringraziarvi. Vi do appuntamento a domani con una nuova diretta, Dio piacendo, dove tratteremo ancora altri temi che riguardano la fede cristiana e avremo con noi ancora un altro ospite che aspettiamo con trepidazione proprio per poter affrontare insieme ancora in un'ora di diretta argomenti che ci avvicinano ancora di più alla statura di Cristo che noi amiamo tremendamente. Dio vi benedica. A domani e a Dio piacendo. Pace.